Don Tonino era un innamorato della Vergine Santa. È proprio mettendosi in comunione con la Beata Vergine Maria che lui ritrovò la bellezza di questa donna che viveva la ferialità della vita. La Madonna viveva una vita terrena con le sollecitudini familiari e immersa nel lavoro. Antonino era un innamorato della Vergine Santa e prediligeva in modo particolare questo santuario che lui stesso volle fosse elevato a Basilica Minore nel 1987. Un rapporto privilegiato, tant'è che i frati di allora raccontano che Don Tonino Bello più volte si recava a piedi in questo luogo per elevare alla Vergine Santa le preghiere e si affidava a lei ogni volta che doveva compiere un viaggio. Questo santuario mariano ha ricevuto in dono qualche anno fa dal fratello del venerabile Don Tonino una corona del rosario. Ed è la corona con cui il vescovo Tonino recitò le ultime Ave Maria rivolte alla nostra Mamma del Cielo. E quindi in un vincolo indissolubile il vescovo Tonino si unì alla nostra Mamma del Cielo affidando a lei tutte le sue difficoltà e le sue sofferenze prima della morte. La mamma di Don Tonino è stata la prima testimone di fede del figlio, più volte raccomandava al figlio Tonino di partecipare a messa, di avere un rapporto privilegiato con l'Eucaristia e in una lettera addirittura si racconta che la mamma gli scrisse non fare come gli ciucci, che in dialetto salentino significa non fare come fanno gli asini, per cui rafforza il tuo rapporto con Dio per andare a gonfie vele nella vita. È stata quella che poi ha accompagnato il percorso per tutta la vita di Don Tonino Bello, diventando poi in qualche misura la Mamma Celeste, Maria Santissima.